Buongiorno, buona serata e bentrovati ad Agenda Italia. Allora, oggi noi apriamo una nuova settimana partendo dal tema che riguarda la lotta alla vivisezione, partendo in particolare dall'impegno del Partito Democratico a difesa dell'articolo 14 della legge comunitaria nella versione licenziata dalla Camera dei Deputati, quella che di fatto vieta sul territorio italiano l'allevamento di cani, gatti e altri animali destinati alla sperimentazione. In particolare impone l'utilizzo di anestesia per gli esperimenti sugli animali. Diversi gli spunti a questo proposito, tema che tratteremo, vi presento subito il nostro studio con il presidente della LAV Gianluca Felicetti, buonasera, grazie e benvenuto. Buonasera. Carla Rocchi, che è presidente Ente Nazionale Protezione Animali, buonasera e grazie. L'onorevole Sarubbi, parlamentare del Partito Democratico, grazie per essere con noi, e la senatrice Amati, buonasera e ben trovata, senatrice del Partito Democratico, coordinatrice nazionale Salute e Tutela Animali del Partito Democratico. Allora, vorrei partire subito dai numeri, senatrice, perché l'86,3% degli italiani è contrario alla vivisezione. Questo ci ha detto l'ultimo rapporto dell'Eurispes per quanto riguarda il 2012, eppure in tanti continuano a pensare che la sperimentazione sia una pratica orribile ma utile. Sì. A questo punto com'è giusto parlare di vivisezione? Intanto è giusto che il dolore di altri animali sia riconosciuto e che ci sia in un paese come il nostro un'attenzione ai diritti appunto degli esseri senzienti, come gli animali sono ormai riconosciuti dalla Carta Europea. Credo che la storia appunto sana del nostro paese possa garantire che ci siano buone leggi e ci siano anche articoli come questo che sono comunque prudenti, perché pur dando grande riscontro, il lavoro che è stato fatto alla Camera, e qui c'è appunto l'onorevole Sarubbi per raccontarlo, è stato molto equilibrato e positivo, sono comunque frutto di una mediazione. All'interno di questo articolo ci sono le condizioni per poter lasciare alcuni elementi di possibilità di sperimentazione assolutamente qualificata, che alcuni di noi potrebbero comunque non condividere, ma che non chiudono tutte le porte. Quindi chi vuol vedere in questo articolo un'esasperazione animalista che non tiene conto dell'uomo, chi pensa che possano essere utili quei terribili manifesti che domenica scorsa, non ieri, l'altra domenica, sono usciti mi pare sul giornale, che dicevano scegli tra un topo e la vita di tua figlia, ecco, evidentemente si sbaglia, perché noi sosteniamo una tesi che credo sia assolutamente oggettiva e anche equilibrata nell'esposizione così come è stata rappresentata. Allora, noi siamo in grado, credo, chiedo aiuto alla regia in questo senso, di far vedere anche le immagini del flash mob che è stato organizzato questa mattina da Animal Equality, tutto questo davanti alla sede del Ministero dell'Istituto Superiore di Sanità. Ecco, queste sono le immagini con naturalmente le fotografie di diversi animali. Presidente Felicetti, senta, mi dice quali sono comunemente gli ambiti in cui sono impiegati gli animali nella sperimentazione? I due grandi ambiti sono la cosiddetta ricerca di base, ricerca in generale pubblica, ricerca universitaria sui massimi sistemi, il funzionamento dei sistemi cognitivi per esempio, e poi la ricerca applicata, quindi soprattutto la ricerca farmaceutica. In generale tutti noi pensiamo che la sperimentazione sugli animali o vivisezione, utilizziamo questi termini come sinonimo, e tra l'altro la legge vigente attuale, pur recependo una direttiva europea, mantiene una parte della vecchia legge del 1931 che riporta la dicitura vivisezione, quindi quando si dice ma la vivisezione non esiste più, purtroppo si dice il falso. Noi vorremmo che si dicesse il vero, che non esistesse più la sezionatura viva di animali, ma questo ancora avviene, perché una parte considerevole, tra l'altro in aumento degli esperimenti sugli animali, avviene purtroppo, secondo i dati a nostro avviso sottostimati del Ministero della Salute, avviene senza anestesia, secondo le statistiche ufficiali. Ma anche nella ricerca appunto farmaceutica del farmaco, questa è una parte, perché tutte le sostanze di sintesi chimica che vengono a contatto con l'uomo devono essere testate sull'animale. Questa sperimentazione però da sola non serve a poter commercializzare queste sostanze, così come una tecnica chirurgica innovativa sperimentata solo sugli animali non può essere applicata all'uomo se non attraverso un'ulteriore fase che la sperimentazione animale non evita, che è la sperimentazione sull'uomo. Quindi occuparsi di sperimentazione sugli animali vuol dire parlare della nostra salute. Quindi questo tanto per spiegare meglio, no? Quindi si uccidono gli animali, ma il test che poi viene eseguito non è sufficiente in sostanza. Un farmaco, consentire un farmaco... l'utilizzazione...
Proprio l'Istituto Superiore di Sanità stamattina oggetto di questa manifestazione, fra le tante di questo periodo in cui tutte le associazioni per i diritti degli animali si stanno mobilitando, le associazioni di medici contro la vivisezione come la LIVAV idem, non evita la sperimentazione sull'uomo. Questa tra l'altro è regolamentata nell'Unione Europea con una parvenza di consenso informato che si deve far firmare alla persona che si sottopone volontariamente o meno alla sperimentazione, ma la sperimentazione preferita dalle grandi lobby della sperimentazione è quella in paesi dove non c'è alcuna tutela. Gli scandali delle sperimentazioni sui bambini in Africa, irrorati con pesticidi per mettere a punto sostanze che poi sono comunque utilizzate anche se negativamente testate appunto sulle persone in questi paesi. Si tratta solamente di avere un via libera da un punto di vista legale a poter far entrare in commercio delle sostanze che comunque devono dare dei risultati. Lo scandalo dell'Eternit, lo scandalo dell'amianto, abbiamo assistito recentemente alla sentenza di Torino, l'amianto era stato commercializzato e le nostre case, i vagoni ferroviari erano stati rivestiti di amianto perché si diceva sugli animali, state tranquilli, non ha dato alcun risultato negativo. I risultati negativi sulle persone si sono rivelati in tutta purtroppo la loro gravità e oggi stiamo pagando le conseguenze di una politica commerciale, di una politica di ricerca che voleva comunque far entrare in uso una sostanza che pure sugli animali, per le notorie differenze uomo-animali da un punto di vista biologico, doveva dare comunque un risultato a favore di chi voleva commercializzare in ogni maniera, a ogni costo, umano e animale, questa sostanza. Allora Felicetti, mi corregga se i numeri non corrispondono, poi ho letto che stiamo parlando complessivamente di 860.000 animali ogni anno in Italia, 12 milioni in Europa, 115 milioni nel mondo, animali che vengono allevati e poi vengono utilizzati proprio per questo lavoro, giusto? Sì, sono uno dei comparti che utilizza il maggior numero, utilizza e quindi poi uccide insieme al settore della pellicceria, della caccia, dell'allevamento, la gran parte degli animali, appunto nello sfruttamento degli animali che è fatto di tante attività, di tante situazioni, i numeri purtroppo sono reali. Per quelli che ha citato per quanto riguarda l'Italia sono dei numeri a nostro avviso sottostimati perché è uno dei limiti dell'attuale normativa che anche grazie all'articolo 14 della legge comunitaria, l'idea di avere una banca dati che censisca la sperimentazione sugli animali non è una idea né animalista né a favore della sperimentazione sugli animali, è una questione di buonsenso che ogni Stato democratico dovrebbe attuare. In Italia non abbiamo una banca dati della sperimentazione sugli animali e dei metodi alternativi, eppure fino ad oggi questi dati sono stati presi, sono stati raccolti solo su autocertificazione, per questo pensiamo che siano quegli 860.000 animali che sono le stime del Ministero della Salute, sia un dato purtroppo sottostimato. Benissimo, onorevole Sarubbi, al governo Monti, voi che tipo di impegno chiedete in materia? Quello che è possibile fare, cioè quello che è stato raggiunto in Parlamento, che non è il massimo della vita, lo dico con grande onestà e credo che anche la senatrice Amati sia d'accordo sul fatto che alcuni di noi che hanno sensibilità animalista un po' più spiccata non la vedano come la vittoria delle vittorie, la vedano come un atto di civiltà minimo, perché qui stiamo parlando veramente di limitazioni al sadismo più che di fermare la sperimentazione sugli animali. Noi chiediamo soltanto al governo Monti che rispetti gli accordi raggiunti in Parlamento, ma il problema non è il governo Monti, il problema è la disparità, l'equilibrio diverso che c'è tra Camera e Senato, cioè mentre alla Camera c'è una sensibilità animalista che è diffusa e bipartisan nei vari partiti, ma che è un po' più presente. Siete anche di più, quindi Senato, forse è soltanto una questione numerica, non lo so. Non saprei dirlo, forse anche l'età media un po' più giovane, magari le nuove generazioni potrebbero essere un po' più attente, no? Tant'è vero che per esempio nel PDL ci sono diverse deputate anche di prima legislatura che sono piuttosto attente a questo tema. Al Senato gli equilibri si spostano, allora spesso accade che ciò che viene approvato alla Camera poi al Senato viene rimandato indietro. Prima la senatrice Amati toccava un punto che è delicatissimo, è quello della sofferenza dell'animale, no? Io vorrei essere molto più terra terra, cioè, e dire, lo dico dal mio punto di vista, è che non è quello del Partito Democratico, è quello di Andrea Sarubbi. Se la vivisezione avesse una scientificità del 100%, uno direbbe faccio soffrire un topo, faccio soffrire un uomo, non so, ci posso pensare sopra. Il problema è che tutta questa grande scientificità della vivisezione
non mi pare che sia molto presente sui testi scientifici, e si chiedono alle terapie alternative delle prove scientifiche che la vivisezione in sé non ha, perché si è sempre fatto, cioè si è sempre fatto così, allora continuiamo a fare così. Lei mi vede, io per quanto non particolarmente piacente non sono un ratto di 80 kg. Cioè, se io bevo l'acqua di fogna che bevo un ratto, probabilmente sto male. Lui riesce invece a sopportare questo. Sì. Se il mio cuore va a 100, io vado in tachicardia. Il cuore del coniglio mi pare che sia tra 120 e 150 battiti al minuto. Cioè, tra me e un coniglio, per quanto vicini, qualche differenza c'è. Se io sono fatto così e un coniglio è fatto in un altro modo, qualche motivo c'è. Altrimenti noi, guardi, avremmo già trovato la cura per l'AIDS. Perché credo che sugli animali siano già stati trovati 100 vaccini buoni per l'AIDS. Nessuno di quelli è servito sull'uomo. Cioè, ci sono dei farmaci che vanno bene per i topi e non vanno bene per i ratti, nel 60% dei casi, stiamo parlando di topi e ratti. Ci sono dei farmaci che per l'uomo vanno benissimo e per gli animali sono dannosi. Ho segnato due o tre cose, per dire l'aspirina, no? A me l'aspirina fa bene, all'animale fa male. La penicillina, a me fa bene, all'animale fa male. Tamoxifene, a me in teoria dovrebbe aiutare a combattere il tumore, ai ratti fa venire il cancro al fegato. Oxarbazepina, antiepilettico nell'uomo, causa il cancro nel fegato dei ratti dopo 2 anni. Poi abbiamo casi storici, no? Quello del sedativo, come si chiama? Talidomide. Talidomide. Quello che veniva data alle donne perché, in gravidanza, perché andava bene sugli animali, non aveva problemi, e poi fece nascere, credo, 10.000 bambini focomelici. Cioè, per dire che tutto quello che funziona negli animali non è detto che funzioni nell'uomo, tutto quello che funziona nell'uomo non è detto che funzioni negli animali. Leggevo stamattina che in una statistica degli Stati Uniti più della metà dei farmaci, quindi il 51% dei farmaci che avevano superato le prove sugli animali, poi hanno provocato delle reazioni avverse gravi negli uomini. Allora io ne faccio anche un motivo pragmatico e pratico che, ripeto, non prescinde dalla valutazione sacrosanta della senatrice Amati sull'essere senziente, ma poi io dico, siamo certi che è questa la strada? Siamo certi che applicando... Ecco, che questo è uno dei punti. La interrompo su questo, onorevole Saruppi. Carla Rocchi, senta, quali metodi sono eventualmente disponibili per i ricercatori che, per esempio, si oppongono alla vivisezione? Ma guardi, intanto noi abbiamo una legge che consente l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale o vivisezione. Questa è valida sia nelle università sia nei laboratori e, almeno sulla carta, perché questo è un paese bizzarro, dovrebbe consentire a chi si oppone a questo di avere la possibilità di utilizzare metodi alternativi. Ma la verità è che se in questo paese noi non avremo uno stop, un qualcosa di impediente, nessuno mai metterà mano a qualcosa. Ci sono, naturalmente abbiamo sistemi che si basano sull'informatica, sistemi che si basano sulla coltivazione di cellule, sul DNA, c'è una gamma di cose, ma questo è un paese che non vuole andare avanti. Perché è troppo comodo continuare a fare quello che si è sempre fatto? Per due ragioni fondamentali. Primo, una pigrizia e un'inerzia del cosiddetto mondo della ricerca, che io mi rifiuto di definire mondo di scienziati. Sarà un mondo di studiosi, proprio andare alla grande. Ma scienziati è qualcosa che ti dice un altro, quando tu sei Einstein magari, e mi pare che i livelli non siano questi. Ma se non c'è una forma di diciamo un obbligo a farlo, ma chi mai si dovrebbe spostare, considerando che la sperimentazione animale è un metodo che loro difendono strenuamente quando non l'hanno mai validato? La sperimentazione animale che viene fatta non ha un suo processo di validazione. A noi chiedono di validare qualunque cosa, perfino i tappi di bottiglia, ma la sperimentazione animale non è validata, è una roba empirica. Quindi voglio dire, le immagini, che meraviglia, io prendo una qualunque sostanza, la provo sugli animali, mi rimuore il 50%, vado grosso, sì. Ma insomma, il 50% muove, ci muore, l'altro 50% vive. Cioè, bene, il 50% vive però. Allora proviamola, siamo sicuri e passiamo sull'uomo. Guardi, questo è un rischio forte. Stiamo vedendo anche alcune immagini di quello che avviene in determinati laboratori. Perché la sperimentazione animale è proprio quella cosa che allenta le precauzioni. Perché quando si comincia l'operazione sull'uomo, si ha questo alibi finto di una metodica non validata, per dire, ma noi l'abbiamo fatto sugli animali. Io sono una vittima di un farmaco che negli anni 2000 andava per la maggiore in America, si chiamava Vioxx, e fu importato qui. In America fece circa 300.000 vittime. Io finii in ospedale con una grossa crisi cardiaca perché questo farmaco, che era stato consigliato come sicuro e sicurissimo e sperimentatissimo, praticamente per poco mi manda all'altro mondo, e non aveva mandato all'altro mondo nessun topo. Allora voglio dire, e noi qui siamo pieni di indizi, questo è un paese pigro, è un paese seduto sulle sue terga, vogliamo dire. Io sono convinta che le vere svolte si hanno quando c'è un momento, quando c'è un momento in cui si è spinti a fare una cosa.
Quando si dirà che, per esempio, i metodi di sperimentazione senza anestesia non sono più consentiti, vuol dire che quel filone lì si dovrà fermare. E quindi vuol dire che questi studiosi dovranno inventarsi qualcosa che vada in quella direzione. Io sono stanca di sentir dire che ha fondamento scientifico un metodo che non è validato. Noi per mettere in commercio una bottiglia d'acqua minerale dobbiamo passare attraverso una procedura. E poi tutta questa partita viene fatta. Qualcuno ha mai detto quali erano i termini di giustezza di questo metodo, di attendibilità, di sicurezza? Nessuno. Basterebbe questo. Benissimo, è chiaro. Presidente, sento una domanda, una curiosità. A chi conviene la vivisezione? Sicuramente a chi la fa. Poi conviene soprattutto per un motivo di potere, cioè un sapere che non si vuole cambiare e che si vuole continuare a conservare. Questo modo, sì. L'esempio che posso fare è proprio di questi anni nel nostro paese sulle energie alternative, no? Solo quando sono stati dati degli incentivi alle energie alternative abbiamo iniziato a colmare il gap per cui l'energia solare fino a pochi anni fa veniva utilizzata più in Germania, nei paesi scandinavi, che nel nostro paese, quando a naso che fa un po' sorridere, il sole, diciamo, esatto. No? Allora anche qui l'articolo 14 della comunitaria, attraverso in particolare due delle previsioni, permette di innescare questo esempio positivo, perché in altri paesi i metodi alternativi sono molto sviluppati, stanno dando degli ottimi risultati. Tutti i cosmetici che noi stiamo utilizzando da qualche anno non sono più testati su animali. Ho visto che non su hanno questo dato c'è nessuna... una data di scadenza, è vero, il 2013? Questo per quanto riguarda l'ultimo passo, sì, della sperimentazione sugli ingredienti dei cosmetici innovativi, per cui sono rimasti in ballo a livello di Unione Europea tre test su animali che purtroppo la Commissione Europea si sta indirizzando a non voler cambiare. Ma la stragrande maggioranza dei test sui cosmetici, e in particolare quello del prodotto finito, cioè del profumo, del dentifricio, del dopo barba, del fondotinta che tutti noi utilizziamo quasi tutti i giorni, è già da qualche anno, per una normativa europea, dopo battaglie di 15 anni del movimento animalista in tutta Europa, non è più testabile su animali. Grazie ai test alternativi che, grazie a questo divieto, si sono sviluppati automaticamente. E quindi è grazie a questa possibilità che noi diciamo è necessario mettere a punto e porre ovviamente in commercio prodotti sicuri, tecniche chirurgiche sicure. Noi tutti vogliamo una ricerca che sia però, oltre che valida, anche eticamente compatibile, cosa che è il contrario, è l'antitesi di quella che è la sperimentazione sugli animali. Senatrice Amati, il paese in Europa che è più avanti da questo punto di vista qual è? No, i paesi del nord Europa sono abbastanza avanti, certamente poi ci sono anche sul benessere animale in generale delle differenze non da poco. Quando l'anno scorso votammo la Convenzione Europea sul benessere animale, scoprimmo, lo potevamo immaginare, che c'erano alcuni paesi, noi entrammo in quella condizione dopo 18 anni, quindi diventammo maggiore solo l'anno scorso, e poi con alcuni limiti rispetto alla Camera non secondari, per esempio il taglio della coda, delle orecchie, ma anche delle corde vocali, fummo costretti a reintrodurlo, non tanto perché siamo più grandi d'età, quanto perché ci sono alcuni potentati che riguardano la caccia in particolare, non solo, gli allevamenti e non solo, che evidentemente sono più forti al Attenzione, Senato. Ma questo fu un tentativo, ma mai riuscito, perché mai siccome riuscito. Noi abbiamo recepito la direttiva nella sua interezza, e l'unico soggetto che avrebbe potuto fare dei punti di distingo era il Ministro degli Esteri, e non l'ha fatto, qualunque tentativo successivo di far entrare per la finestra quello che è uscito per la porta non è valido, tant'è vero che io aspetto al varco il primo veterinario che tagli la coda a un cane, perché lo faccio secco da un punto di vista giudiziario. Il veterinario avvertito, diciamo, sì, sì, no, modo, giudiziariamente mica gli sparo. Esatto, siamo d'accordo, diremo a Salubi, che mi sembra sia anche di quella origine lì professionale. Per no. Quel, no? No, no, Viola. Ah, Viola. Abbiamo Viola che è un veterinario. Tu sei giornalista, non sì. Sei anche veterinario, no. Sei solo giornalista. Ho un gatto, ma insomma, penso che sia un gatto. Senta, senatrice, mi dice una cosa, domanda che poi volevo rivolgere anche a Salubi, ma perché tutto questo venga avvertito dall'opinione pubblica come una vera e propria emergenza? Secondo lei, che cosa è necessario ancora fare? Guarda, adesso, al di là delle campagne all'alba di cui poi il Presidente allora, ci parlerà. Sì, io penso che rispetto a come si arriverà alla fine di quest'atto ci vuole una grande informazione, perché si sappia che questa è una battaglia non solo di civiltà ma anche di logica, dove le questioni, diciamo, definitivamente positive sono quelle del vietare gli allevamenti, quindi chiudere il Green Deal, fare in modo che quindi chi voglia o chi possa per legge ancora usare gli animali possa comunque prenderli altrove, pagarli di più e quindi pensare
pensarci di più per fare quel tipo di drammatiche esperienze, e poi perché si vieti del tutto il fatto della sperimentazione in assenza d'anestesia. Quindi queste sono le cose veramente definitive che stanno nell'ambito dell'articolo, perché il resto lascia ancora dei margini, lo voglio dire, anche se me ne dispiace in fondo rispetto a quella che è la mia personale coscienza, perché si cercherà di far passare questo articolo come un aspetto massimalista di alcuni e quindi si cercherà di non farlo arrivare fino in fondo. Denuncio questa situazione, mentre noi come Partito Democratico vorremmo arrivare al punto buono che si è ottenuto alla Camera, che è stato votato da tutti, dai nostri in particolare anche alla Camera, e quindi questo è un lavoro non da poco. Per il resto io credo che ci voglia molta più attenzione della gente alla vicinanza, al benessere degli animali, anche perché noi spesso ci dimentichiamo non solo che l'87% più degli italiani ha un giudizio positivo, ma che purtroppo in questa società di solitudini spesso gli animali sono l'ultima, unica compagnia di persone sole, spesso le meno abbienti. Quindi c'è un dovere che riguarda l'essere senziente e poi c'è anche un interesse positivo che riguarda il fatto che questi sono i nostri compagni di vita, purtroppo spesso gli unici. Assolutamente. Sarubi? Ma dunque, guardi, gli italiani generalmente sono sensibili quando vedono. Sì. Il problema è che, per esempio, sulla vivisezione io non ricordo grandi inchieste, anzi mi ricordo, se non sbaglio, che le telecamere di riporto cercarono di entrare all'Istituto Superiore di Sanità a vedere e non riuscirono. Non mi ricordo immagini, sì, ecco, della cosa. Però una cosa che, per esempio, ha fatto notizia e che tutti sappiamo è che c'è questo allevamento di beagle in Italia, no? 2500 l'anno, no? Credo, sì, partano. Per sperimentazione, allora quando uno vede il cagnolino, allora dice, beh, aspetta, no, proprio il cagnolino, no, perché è quello che ho in casa anch'io, perché finché tu mi dici un topo, no, perché la visizione la fanno sui roditori? Perché dall'opinione pubblica anche il roditore è percepito come uno che, vabbè, tutto sommato, è un topolino, no? Cioè io posso mettere la foto, meglio il topo, tua figlia. Già se mi dicessi lo scimpanzé, dovresti farla sullo scimpanzé, perché abbiamo il DNA che è molto più simile a quello dello scimpanzé che non a quello del topolino. Certo. Però me la fai sullo scimpanzé, dico, ma insomma, proprio non è che mi sta tanto bene, perché mi ricorda come se lo facessi su me. Allora, quando tu all'italiano vai a toccare certe corde, e appunto cani, gatti, eccetera, anche se vogliamo i primati, insomma, no? Sono delle cose che ti toccano di più, e allora l'italiano è più sensibile. Allora basterebbe ricordare che nell'articolo che abbiamo votato alla Camera, in quella versione lì, che ripeto, non era la versione dettata dalle frange animaliste estreme, ma era una versione di equilibrio veramente minimo, si vietava l'allevamento, si vieta perché ancora non l'hanno modificato, insomma, l'allevamento di primati, di cani e di gatti destinati alla sperimentazione su tutto il territorio nazionale. Cioè, questo era il divieto, questa è la cosa che sta facendo insorgere il Senato, e sinceramente noi speriamo davvero che non venga modificato. Se potesse decidere per tutti la senatrice Amati saremmo tranquilli, ma purtroppo non può decidere lei per tutti. Insomma, credo che anche la Venpa stiano guardando con una certa, come dire, apprensione, no, quello che accade all'altra parte. Immagino. Senta, Presidente Felicetti, quali sono le campagne della LAV che hanno dato più risultati da questo punto di vista? Beh, innanzitutto in questi mesi stiamo raccogliendo firme in tutta Italia, anche chi ci ascolta sul sito lav.it può firmare, raccogliere informazioni, la petizione, sì, nazionale indirizzata proprio ai Presidenti di Camera e Senato e al Governo. Speriamo di avere una risposta positiva dei ministeri, come abbiamo avuto alla Camera. Speriamo che il Ministero della Salute e il Ministero delle Politiche Comunitarie confermino il sì a questo articolo 14 della legge comunitaria, e quindi questo in questo momento è la campagna che stiamo svolgendo, così come quella a livello europeo, ne parlavamo prima, del sì all'abolizione degli ultimi tre test per i singoli ingredienti cosmetici per quanto riguarda appunto l'utilizzo degli animali. Dopodiché abbiamo visto delle immagini prima di alcune scimmiette sono state dismesse perché i laboratori di vivisezione per legge, cosa che hanno fatto pochissimo in questi anni, non dovrebbero sopprimere gli animali ma dovrebbero dargli una possibilità di riabilitazione o comunque di vita, e quindi quelle scimmette che abbiamo visto sono state quattro, che tra l'altro sono vicino Roma, in un centro di recupero di animali, e che abbiamo preso in carico dalla dismissione di un laboratorio, così come recentemente sono stati fatti anche per quanto riguarda i gatti, i topi, i cani beagle anche, perché in alcuni casi è possibile, è necessario appunto anche da parte dello sperimentatore che per fortuna non vuole dare il colpo di grazia all'animale. Questo riguarda il 99% degli 800 e passa 1000 animali utilizzati ogni anno, gli si può dare quest'ultima
come dire, chance di vita, e sono animali che sono letteralmente rinati. Abbiamo visto le immagini dell'arrivo nell'oscurità e oggi sono animali felici, come vorremmo fossero tutti gli altri. Carrarocchi, senta, se non sbaglio, la Repubblica di San Marino si è dotata di una legge antivivisezione? La Repubblica di San Marino è un mito. No, so, io volevo chiederle che riflessi aveva avuto tutto questo. Dire, intanto la Repubblica di San Marino, per esempio, con il suo voto in commissione baleniera, riuscì a bloccare le pretese del Giappone e della Norvegia, perché lì si andava a parità di voto, e questo minuscolo francobollo benedetto da Dio riuscì a fare questa cosa miracolosa, miracolosa. Quindi vabbè, io sono, ho un gemellaggio con la Repubblica di San Marino. Ah, ecco, bene, beh, allora la domanda capita a cecio, come sì, si sì, dice. Sì, sì, perfetto, io li adoro, perché loro possono, è facile dire, ma la Repubblica di San Marino, ma intanto nelle sedi in cui si vota una testa, un voto, abbiamo visto che cosa succede, poi... Insomma, è una voce che si fa sentire. Loro sono molto sensibili. E, per esempio, io proprio a loro ho presentato tempo fa una nostra iniziativa, che è quella di, in provincia di Monza, realizzare, così come ha fatto la LAV che ha adottato le scimmie, noi stiamo realizzando un centro proprio per accogliere gli animali non uccisi, dismessi dalla sperimentazione animale. Questa cosa trova un grande favore, perché è come se la società volesse pagare un debito. No? Questo animale alla fine si è tirato fuori le zampe in qualche modo, ha scampato questa cosa. C'è, per paradosso, c'è proprio una voglia di risarcimento. Quindi questo per rispondere a che cosa? La sua domanda, la prima, quando diceva ma c'è sensibilità? C'è sensibilità, sì, se riusciamo a farci sentire. Io credo che uno dei miracoli della rete, la rete è uno strano meccanismo, è anche un meccanismo pieno di smagliature, essendo una rete. Però, detto questo, per esempio, quando si lancia una cosa di questo tipo, quando si dà una notizia di questo tipo, salvate le scimmie dalla LAV, attrezzato il centro lì, commissione baleniera, funziona, diciamo, così mandata, silurata, archiviata. I Green Hill sono una mobilitazione straordinaria. Di quindi noi contiamo molto tutti nella rete, perché questo è un meccanismo fantastico. Oltretutto, non sembra strano, ma i nostri avversari, che sono in genere abbastanza âgés, per quelli insomma, mediamente sono âgés, non hanno dimestichezza, cioè non entrano in rete, o è una cattiva coscienza o è un rifiuto, insomma io non vedo tutte le cose della sperimentazione, diciamo i nostri nemici, chiamiamoli col nome loro, i nostri avversari, nemici, quelli che proprio non posso crepare di vedere, non vengono in rete, vengono poco, perché in rete vengono massacrati. Quindi se il intendo naturalmente da un punto di vista delle opinioni, dialettico. Ecco. Detto questo, quindi, anche io faccio molto affidamento sui mezzi di comunicazione, perché loro sanno parlare con vecchi linguaggi e noi, sia pure in maniera un po' sgangherata, parliamo con nuovi linguaggi, quindi noi arriveremo a un pubblico più ampio per far valere le nostre buone ragioni. Ce l'auguriamo. Onorevole Sarubi, siamo in chiusura, so che voleva lanciare un appello, come si dice in queste circostanze, vogliamo mostrare questo volantino? Sì, a nome anche della senatrice Amati, insomma, credo... di molti del Partito Democratico, c'è l'appello ad andare a votare per gli elettori piemontesi al referendum del 3 giugno, un referendum che disciplinerà la caccia, e se vinceranno i sì verranno protette 25 specie che oggi sono cacciabili, tra cui alcune in pericolo di estinzione. Non si potrà più cacciare la domenica, e questa è una mano santa per chi esce con i bambini a spasso magari per i boschi la domenica mattina, quindi il rischio di incidenti minore. Non si potrà cacciare più su terreno coperto da neve, e anche nelle aziende faunistico-venatorie, le ex riserve private di caccia, verranno adottati limiti nel numero di animali da cacciare. Tutto questo sarà possibile naturalmente andando a votare e votando sì. Lì abbiamo un Daffy Duck disarmato. 3 giugno, questo è Daffy Duck, no? Addirittura spezza il fucile, rinuncia alla caccia. Va bene, siamo contenti di questo. Allora, noi per il momento ci fermiamo qua. Io ringrazio il presidente della LAV Felicetti, Carrarocchi, l'onorevole Sarubi, la senatrice Amati per essere stati quest'oggi con noi. Per quanto riguarda Agenda Italia è tutto. Ci fermiamo qua. L'appuntamento è per domani. Stesso canale, stessa ora. Una buona serata.